lei Sofì, insieme siamo in Back contro te. Oggi non siamo in una slime challenge, ma in una art challenge. Oh oui, merci, siamo diventati dei artisti. Le pitture. Abbiamo intenzione di andare a realizzare l'uno il ritratto dell'altro. I me contro te esposti al museo. Le opere più famose di tutto il mondo stanno per essere realizzate. Siamo felicissimi che finalmente realizziamo questa tipologia di video, perché ce la chiedete davvero da tantissimo tempo. Lui, cosa stai facendo? Che fai? Niente. È pazzo. Direi di non perdere altro tempo e passare all'opera. Yeah yeah, 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 yeah. Bene, allora, per prima cosa dobbiamo andare a scegliere la tempera che vogliamo utilizzare e metterla nel nostro piattino. Qui abbiamo tutti i colori. Prima di tutto prenderei un bel rosa per realizzare il colore del viso. Anche se devo dire che questo non è proprio rosa, è più un fucsia. Dobbiamo mischiarlo col bianco per creare il rosa. Andiamo ad aggiungere i colori. Wow. Stavolta non è colla, questo non è un tutorial per realizzare lo slime. Aggiungo il bianco. Andiamo a mescolare. Voilà. Come vedete ne è venuto fuori un rosa molto Barbie. Non assomiglia per niente al colore del nostro viso. Devo dire che... Oh oh. Oh cavolo. Oh cavolo. Fermati. Realizzare il colore del viso è sempre stata un'impresa. Mi pare che bisogna aggiungere un pizzico di giallo per renderlo un po' più rosa carne. Vediamo se funziona. Secondo voi questo esperimento funzionerà o rovinerò tutto? La nostra faccia sembrerà tipo fluorescente. Secondo me stai per rovinare tutto. Invece no, guarda qua. Vedi che è venuto un colore un po' più calmo? A me sembra sempre lo stesso. È cambiato! È diventato rosa carne! Ne aggiungo un altro po'. Questo colore... Stai sporcando tutto! Non sto fermo! Ok, sono calma. A me il tuo colore fa leggermente schifo. Ma dai, quindi... ma guarda! È rosa viso! È identico! Guardate ragazzi, ma veramente... Faccio il mio colore. Metto il fucsia e aggiungo un pochino di marroncino. Lui, ma non pensi che verrà un colore troppo scuro? No, lascia fare. Io sono fucsia. Secondo te ho il viso fucsia? Sì. Dai, lui, veramente, ammettilo. Sta venendo un colore tremendo. Adesso aggiungo il bianco. Ci dovremmo essere. Voilà. Meraviglia. Fucsia. Iniziamo le nostre opere d'arte. Come tutti sapete, ormai l'ho detto più volte, io penso che lui abbia un viso a U. Quindi devo andare proprio a fare una U. Sono veramente molto emozionata perché ho sempre desiderato di avere una tela col piedistallo. Tutta questa attrezzatura da vero artista. Wow, finalmente è il mio momento. Andiamo a fare una meravigliosa U. Ok. Wow, devo dire che bisogna pennellare più volte per colorare, pensavo fosse più semplice. Però io già penso che così questa U ti somigli, non credi? Tu invece sei proprio una pallina. No, 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 no. Un bel cerchio, voilà. Cioè scusa, sono minuscola? Forse ho sbagliato le proporzioni. Ma cosa fai? Ma non sono così lui. È tempo di disegnare i capelli. Prendiamo un bel marrone come i colori della nostra carciofina. Ti ricordo che ho le sfumature più chiare nelle punte. Lo so. Ok, vedremo cosa combinerà. Puliamo il pennellino. Voilà, questo colore è perfetto. Però non pensi che sia un po' troppo rossiccio? No. Oh no, si sta sporcando di rosa. Vabbè, avrai le sfumature rosa. Wow, che meravigliosa acconciatura. Sei perfetta. Uguale come nella realtà. Lì, ma io ho la riga. Così è tutto un tutt'uno. Hai fatto la riga di lato. Lui, ti faccio vedere io come si fanno i capelli. Intanto devo mescolare sia il marrone che il nero, perché tu, sì, hai i capelli castano scuro. Gni gni gni. Sì. Oh no, ho sbagliato. No, guarda, è tutto sbagliato. Ok, mescolo nero e marrone. Spero che non venga troppo scuro come colore. Ok, questo sì che è un color capelli. Bene, devo fare un bel ciuffo. Come sapete i capelli sono molto importanti per avere un vero lui. Quindi se sbaglio i capelli sbaglio tutto. Devo essere molto molto attenta. Allora, questo è il ciuffetto. Guardate la sfumatura. Questa è una tecnica che ho imparato in Francia. Ma non hai mai studiato pittura? E tu come vai a saperlo? Un vecchio saggio sa tutto. Ha studiato tutto nella vita. E io lo sono. Ci sono quasi. Anch'io. Fa vedere questa attaccatura dei capelli. Un po' pazzi. Ok. Per me è tempo di fare le sfumature. Ho preso questo colore più chiaro e andiamo a fare le sfumature ai capelli di Sofì. Ma è perfetto. Wow. Io ho fatto le sfumature. Sei uguale. Bravo. Mi piacciono molto.
forse sono un po' troppo gialle verso la fine, però okay, va bene, non possiamo pretendere troppo, giusto? Ho anche realizzato l'attaccatura dei capelli. Guardate qui sopra. Lui, ma cosa stai facendo? Oh, non lo so, credo di aver sbagliato tutto. Sto rovinando i capelli. Ma cosa volevi fare? Erano perfetti. Volevo farli un pochino più scuri. Oh, oh, hai rovinato tutto, sì. So, ma il tuo è perfetto. Lo so. Sei bravissima. Lo so. Ma veramente hai studiato pittura? Lui, ma quando dico che sono un vecchio saggio, tu perché non mi credi mai? Fermi tutti. Io sono un'antenata di Pablo Picasso. Sono uguale, siamo in me contro te. Insomma, quella là è, non so, quella è una Sophie un po' strana. Ecco, fammi continuare la mia opera d'arte. È tempo di passare agli occhi. Non sarà per niente semplice. Ma cosa fai col bianco? E gli occhi? E di che colore sono? Mia, questo è pazzo. Aspetta, guarda, sono uguali. Perfetti, perfetti. Attaccati ai capelli. E non mi fa ridere. Mi ha fatto sbagliare l'occhio. Ma non pensi che siano un po' troppo vicini ai capelli? Così sei nella realtà. Ok. Aspetta, rido. Che cavolo, ogni volta che rido e sbaglio devo allargare l'occhio. Ridi e sbagli. Sono uno più grande e uno più piccolo. Aspetta, devo sistemare questo adesso. E quindi credi che comunque i pittori non ridessero mai mentre facevano i loro quadri? Ogni volta che ridevano rovinavano tutto. Aspetta, ci sono quasi. Ma che ci sei quasi? Stai sbagliando tutto. Voglio proprio vedere tu cosa sai fare. L'arte è precisione. Intanto ho pulito il pennello. Poi devo capire un po' dove sono geolocalizzati i tuoi occhi. Allora, più o meno in linea con le orecchie. Forse le orecchie sono un po' più alte. Ok, sì. Intanto come prima cosa vado a fare le sopracciglia, che è molto difficile. Ah, io avevo dimenticato ci fossero le sopracciglia. Già, tu mi hai fatto direttamente i capelli per sopracciglia. Devo fare le sopracciglia. Mi presti un po' del tuo colore scuro? No. Troppo tardi. Veramente? No. Ragazzi, ma veramente, ma che schifo. Non sono così le tue sopracciglia? No, no, affatto. Lui, facciamo così. Alla fine di questo video se vuoi ti farò un corso di pittura. Ma che corso di pittura? Ok, sopracciglia finite. Direi che posso passare agli occhi. Sono bellissime. Lo so. Le mie invece non sono così tanto belle. Ma va, vado. Ma che stai facendo? Gli occhi dello stesso colore della pelle. Vedrai. I tuoi occhi hanno qualcosa di strano. Ah, dimenticavo, mancano le pupille. Voilà. Sono proprio buffa. Ecco la prima e qui c'è la seconda. Sto per fare il tuo iride. Sì, perché devi sapere che l'occhio è composto dalla parte bianca, come la chiami tu. Poi c'è la pupilla, che è la parte nera. Attorno c'è la parte colorata, che si chiama iride. Tu non me le hai disegnato, cioè per te sono tutti neri. Come no? Certo che te li ho disegnati. Vedi? Sono perfetti. Sì, sì, ok, perfetti. Però io sto mescolando una serie di colori che vadano a ricreare un po' il colore del tuo occhio. Io ti sto facendo le ciglia. Io invece inizio a farti la bocca. Ok. Hai una bocca piccolina a forma di cuoricino. Guarda, io non voglio neanche guardarla, mi rifiuto. Non guarderò quello che stai facendo, non mi importa. Che cavolo, ho sbagliato. Mannaggia. Aiuto, ragazzi. No, voi non avete idea di quello che sta combinando. E voilà, finito. Ti ho anche fatto il neo. Invidiosa, vero? È osceno. Ma non commentare tu. Dobbiamo far scegliere il pintrote qual è il quadro migliore. Va bene. Mi mancano soltanto le labbra, quindi vado a farle. Di sicuro non rosse, rosso fuoco. Lui ha preso il rosso e me l'ha messo. Ok. Un pizzichino di rosso e un pizzichino di giallo. Ma che c'entra? La mia è un'arte introspettiva. Vedi quanto sei cretino. Ok, definisco ancora un po' meglio le labbra. E ci siamo! Il grande momento, il confronto tra l'opera di Louis e l'opera di Sophie. Io provo veramente molta vergogna per te. Ma come ti permetti? Stai offendendo la mia arte? Allora, il bello di sfidarsi, sì, è avere delle persone all'altezza. Ma io sono all'altezza. Ma bando alle ciance, io lascerei scegliere al team trote. Scrivete quindi qui sotto nei commenti qual è secondo voi l'opera migliore. Siete pronti? Ci siamo! 3, 2, 1. Il tuo è bellissimo! Lo so! E non mi sono neanche impegnata più di tanto. Nel senso, a un certo punto ho detto, vabbè,
visto che lui sta facendo questa cosa, velocizzo anch'io. Però guardate il mio, le sopracciglia sono veramente molto definite, per non parlare degli occhi, delle labbra, col sorriso. Tu invece mi hai fatto senza espressività. Io ti ho fatto un po' più cartoon. A me piace molto il mio. Cartoon? Sì. Cartoon horror? Voi vi introte, quale preferite? Quale vi piace di più? Secondo voi chi è stato più bravo? Ovviamente. Magari qualcuno potrà anche votare per lui, giusto per non farlo sentire solo. Magari anche se non se lo merita, votate anche per lui, perché poi si mette a piangere, sapete come. Ma comunque, noi passiamo a salutare il laboratorio di oggi, che è Aurora Cesarini. E ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao, ciao.